Arancione per Libri TV, oggi 8 settembre 2015, qui alla giornata conclusiva della raccolta film per Accogliamoci, diciamo promossa anche da Rete Gay Roma, incontriamo Filomena Gallo, che è segretaria dell'associazione Luca Coscioni e è ormai alla vigilia del congresso annuale dell'associazione Luca Coscioni, e ovviamente le chiediamo qualche delucidazione anche per promuovere questo congresso e un pochino anche i temi su cui verterà. Il 12° congresso si terrà a Milano dal 25 al 27 settembre presso l'Acquario Civico in via Gaudio 2. E il titolo di questo 12° congresso è Il diritto alla scienza, un diritto sancito da carte internazionali, meglio declinato e meglio specificato nella possibilità del cittadino di usufruire dei benefici della scienza. Tutto ciò è legato al diritto anche alla conoscenza e alla libertà di scelta. Insomma, un insieme di diritti che trovano un fondamento importante. E noi saremo lì per 3 giorni e faremo in realtà anche il punto su le questioni che abbiamo affrontato in questi anni con l'associazione Luca Coscioni, ma tanti sono i diritti da affermare e tanti le opportunità che il diritto ci dà tramite le giurisdizioni a questo punto per affermarli, in un momento in cui la politica italiana sappiamo che è ferma su temi importanti che riguardano le libertà civili, o quanto prova ad affrontarli, insomma li affronta in punta di piedi, stabilendo a priori già dei limiti e non garantendo un rispetto pieno delle libertà, come dovrebbe avvenire in un paese democratico. Perfetto, sappiamo che tu sei reduce anche da un viaggio in Canada, ovviamente relativo alla tua attività come segretaria dell'associazione Luca Coscioni. Io volevo farti una domanda così un po', magari un po' campanaria, però che si cala un po' nell'attualità, che è questa emergenza che stiamo vivendo, e soprattutto appunto per quanto riguarda l'immigrazione, tutti questi diciamo disperati che vengono da tanti posti del mondo, soprattutto dalla Siria, dall'Africa, dal Nord Africa, ma non solo. Ecco, secondo te queste generazioni di futuri nuovi europei, ecco, come si approcceranno a questa tematica che in vari paesi dell'Europa già sta, diciamo, fa parte degli ordinamenti nazionali? La tematica intendi? Dell'eutanasia. Ma io credo che abbiamo un paese che cambia, una cultura generale che è cambiata nel tempo. Attualmente siamo fermi a discutere di problemi che sembrano irrisolvibili. Se noi pensiamo che negli ultimi 25 anni in Italia il tasso di natalità è diminuito, se pensiamo che gli immigrati arrivano nel nostro paese, pochi si fermano e contribuiscono all'economia del nostro paese, molti vanno in altri paesi. E c'è una cultura che cambia sicuramente, e io credo che la politica dovrebbe recepire tutti questi segnali e non avere delle barriere di chiusura. D'altronde gli italiani sono stati grandi viaggiatori per problemi di emigrazione. E sono stata in Canada, menzionavi poco prima. In Canada, ad esempio, vi è un sistema sanitario molto all'avanguardia, il governo favorisce anche la formazione della famiglia. E ho visto che lì molte sono le coppie veramente giovani con 2 o 3 bambini, cosa che in Italia noi ancora non riusciamo a vedere. Si fa famiglia sempre più tardi e si decide di avere un bambino sempre più tardi, ma perché si entra nel mondo del lavoro più tardi e quando non ci sono garanzie economiche è difficile proiettarsi nel futuro. E siamo stati lì in Canada a Montreal, dove in base ad una forma anche di problemi che vi sono, globale, l'economia che sta muovendosi in un determinato modo, vorrebbero modificare l'assistenza proprio ad esempio sulla legge sulla fecondazione assistita. E allora che cosa è stato pensato di fare? Le associazioni di pazienti si sono messe insieme e hanno voluto organizzare un simposium,
un convegno invitando i rappresentanti degli altri paesi. Io rappresentavo l'Italia e il lavoro fatto in Italia su una cattiva legge. C'era il rappresentante dell'Argentina, dove hanno un'ottima legge. E si è pensato di creare una task force internazionale, ma non solo sui temi che riguardano il futuro demografico, ma su temi che riguardano tutte le libertà: eutanasia, fecondazione assistita, matrimonio per le persone dello stesso sesso, convivenze, insomma tutti questi temi, perché poi non bisogna andare a mettere le toppe quando poi è stata emanata una legge cattiva che le diritti, ma bisogna lavorare affinché la cultura vada di pari passo con la cultura politica. Cittadini e politica si dovrebbero incontrare. Infatti, proprio durante questo incontro abbiamo proposto, ad esempio, loro andranno ad elezioni fra un po', chiedete ai parlamentari la loro posizione, io vorrei votare una persona che garantisce i miei diritti, e tutti dovrebbero avere questa possibilità. Grazie Filomena, ricordiamo a tutti quanti loro che ci ascoltano che sei stata sulla copertina di Left, è una cosa insomma importante, e anche con un'intervista, immagino. Sì, emozionante, c'era un mio editoriale, poi estratti di un convegno che abbiamo organizzato al Senato in materia di fecondazione assistita e ricerca, quindi degli estratti dell'intervento della professoressa senatrice a vita Elena Cattaneo, di Giuseppe Tesauro, ex presidente della Corte Costituzionale, e tanti altri interventi. Certo, una copertina particolare con un bavaglio. Sì, diritto alla scienza. Il diritto alla scienza è un diritto che tutti dovrebbero vedere fruibile, e non dovrebbero invece pensare che dobbiamo ancora nella nostra epoca cercare di farlo affermare. E allora, dalla discussione al nostro congresso, e invito tutti coloro che ci ascolteranno. Accenniamo a qualche ospite? Sicuramente. Proprio oggi è partita l'email con un preannuncio di presenze da Saviano ai nostri leader di partito, Emma Bonino e Marco Pannella, Rita Bernardini, rappresentanti istituzionali, parlamentari, la presidente della Commissione Sanità al Senato, De Biase, la senatrice Cattaneo, Pia Locatelli, Marisa Nicchi, la squadra sulla legge 40 di giuristi, le coppie che hanno partecipato a questa battaglia, il senatore Manconi, presidente della Commissione diritti umani. Ora non vorrei dimenticare qualcuno, ma basta collegarsi al sito dell'associazione Luca Coscioni, in home page trovate il banner diritto alla scienza, www.associazionelucacoscioni.it, ripetiamo www.associazionelucacoscioni.it. Lì ci sono tutte le informazioni e questa prima bozza di programma, perché calcoliamo anche che c'è stato agosto, siamo a settembre, le risposte, le conferme le stiamo ricevendo tutte in questi giorni. Ci sarà il professor Flamini, il direttore generale dell'EMA Guido Rasi, insomma presenze importanti, e vi invito a vedere il programma in corso di aggiornamento, e di scusarmi se in questo momento non dico tutte le presenze tutte insieme, però sarà un momento annuale, congressuale, con tutti i soci dell'Associazione Luca Coscioni, sicuramente di crescita, di riflessione e di programmazione delle politiche che noi declineremo in quest'anno congressuale, che ci porteranno anche al prossimo congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, a cui stiamo lavorando con Marco Cappato, che probabilmente si terrà a Tunisi. Insomma, io mi auguro che siano tanti, moltissimi, le persone che ci potranno raggiungere per lavorare insomma a un lavoro che noi in questo anno congressuale porteremo avanti. Fin dalla prima giornata, il 25, ci sarà un focus dedicato agli OGM, che vede anche presenze molto importanti, il professor Defez, ci sarà Vittorio Feltri, ci sarà il professor Frisio, Edo Ruggini, Silvano Dalla Libera, Pirocchi, Fide Nato. Nella giornata del 25, tra l'altro, interverrà anche la senatrice De Biase e il professor Testa.
Questa è una prima giornata che inizia il pomeriggio alle ore 17, mentre il 26 procederemo con interventi programmati, ci sarà la relazione del segretario e del tesoriere naturalmente, interventi programmati e interventi anche di dibattito generale. Nel pomeriggio del giorno 26, dalle ore 17, ci saranno le commissioni tematiche. Commissioni tematiche che vanno dal fine vita alle questioni che riguardano la ricerca, la disabilità, e ricordiamo quanto abbiamo fatto anche nell'ultimo anno in materia di barriere architettoniche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Abbiamo realizzato un progetto coordinato da Rocco Berardo che ha visto 11 tappe in tutta Italia insieme a Alessandro Gerardi, Gustavo Fraticelli, Vittorio Ceradini. È stata fatta un'azione capillare sul territorio per far capire quali sono gli strumenti per affermare i diritti, che a volte abbiamo buone leggi, come nel caso delle barriere architettoniche, che però non vengono applicate. È stato un anno particolare con questo progetto che ci ha avvicinato di più a realtà che a volte non riusciamo a raggiungere e che ha fatto in modo che anche i nostri punti territoriali si rafforzassero con una maggiore presenza. Insomma, il 26 ci saranno commissioni tematiche, oltre alla commissione disabilità, la commissione che riguarda invece eutanasia e fine vita, ricerca scientifica, poi il 27 mattina le relazioni delle commissioni, altro dibattito generale e interventi programmati. E nulla, vi invito a visitare il sito dell'Associazione Luca Coscioni e a cogliere anche le notizie che in questo momento non riesco a darvi, e anche tutte le presenze che stanno preannunciando in queste ore, e speriamo che siano sempre tante. Grazie a Filomena Gallo.